Compiaciuto, soddisfatto, fiducioso, il presidente Ciriaco De Mita ha inaugurato nella biblioteca comunale l'anno accademico del terzo ciclo di lezioni della scuola di alta formazione politica che si tiene a Nusco e che formerà 70 laureati selezionati da un autorevole comitato scientifico. Trovare 70-80 persone che frequentano luoghi di questa riflessione vuol dire che c'è una curiosità a cui dobbiamo dare risposta. Poteri e territori, il tema della terza edizione, all'inaugurazione della quale sono intervenuti anche Gaetano Manfredi, rettore della Federico II di Napoli, e Aurelio Tommasetti, rettore dell'Università di Salerno. È stato snocciolato il tema del rapporto tra una società che cambia velocemente e l'incapacità dei poteri di dare risposte. Solo se nel mondo accademico si avvia una riflessione sulle grandi difficoltà che stiamo vivendo, probabilmente questo paese potrà continuare a crescere, ha detto l'ex presidente del Consiglio, che ha anche affrontato il tema delle trasformazioni di fronte alle quali negli ultimi tempi siamo rimasti impotenti. Ma siamo rimasti impotenti non avendo il coraggio e la forza di leggere gli eventi per come sono capitati. Però è ottimista, diceva alla fine, cioè possiamo farcela. Se le dico, come dire, la verità, non si meravigli. Se ragiono, non sono ottimista. Ma se poi mi chiede io che penso, io penso che possiamo essere ottimisti, nel senso che la consapevolezza della difficoltà crea la condizione per risolverla. E io sulla quantità di difficoltà credo, come dire, di averla abbastanza fotografata. E quindi l'eventualità di una piccola scintilla per poi accendere il tutto sia possibile. E io alla mia età penso e mi auguro che ci sia qualcuno che agisca.